tanti cristiani fermi, ne abbiamo tanti nella Chiesa, e hanno una debole speranza. Sì, credono che ci sarà il cielo e tutto andrà bene, sta bene che lo credano, ma non lo cercano. Compiono i comandamenti, i precetti, tutto, tutto, ma sono fermi. Il Signore non può fare da loro levito nel suo popolo, perché non camminano. E questo è un problema. I fermi. Poi ci sono altri, fra loro noi, chi sbagliano la strada. Tutti noi, alcune volte abbiamo sbagliato la strada, quella sbagliamo. Il problema non è sbagliare di strada, il problema è non tornare quando uno se ne accorge che ha sbagliato. E la nostra condizione di peccatori ci fa sbagliare di strada. Camminiamo, ma alle volte facciamo questo sbaglio di strada. Si può tornare, il Signore ci dà sempre la grazia di tornare. Ma c'è un altro gruppo che è più pericoloso, perché si ingannano a se stessi. Quelli che camminano ma non fanno strada. Sono i cristiani erranti. Girano, come se la vita fosse un turismo esistenziale, senza meta, senza prendere le promesse sul serio. Quelli che girano. E si ingannano, perché se io cammino, no, tu non cammini, tu giri. Gli erranti. Invece il Signore ci chiede di non fermarci, di non sbagliare strada e non girare per la vita, girare la vita. Ci chiede di guardare le promesse. Andare avanti con le promesse, come quest'uomo, quell'uomo credette alla parola di Gesù. La fede si mette in cammino verso le promesse, la fede nelle promesse di Dio.